Buongiorno, allora, dopo un po' di tempo, allora, oggi siamo venuti a rincalzare le patate. Aspettate, perché sennò. Ecco, stai un attimo zitto, che è tutto. È 3 ore che sta andando. Allora, dopo tanta acqua, e che non è ancora finita, ragazzi, il problema, sono venuto a fare la rincalzatura delle patate perché ne avevano bisogno. Tenete conto che adesso guardate che panorama spettacolare di patate, sì. Spettacolare, eh. Allora, sono belle. Avevano bisogno di una rincalzatura perché adesso vi faccio vedere. Se vedete, ormai erano già sulla spanna abbondante. Adesso, vabbè, guardate qua che la capezzagna, purtroppo poi, qua essendo un po' lo stretto, viene qualche duna la massacra la capezzagna, però vabbè, su una quantità così alta non ci fa niente. Allora, farmer, ho tribolato un po' con le nutrie, vi lo dico sincero, non avrei mai detto, perché essendo che nello scorso patataio dell'anno scorso, che è stato un impianto fine che è durato 2 anni, non ho mai tribolato così tanto con le nutrie, a differenza che qua ho tribolato, tanto che è vero che mi sono attrezzato con la recinzione elettrificata. Ho avuto delle grosse spese con la recinzione elettrificata, poi logicamente uscirà un video dedicato proprio alla recinzione, perché il problema è che senza di questa probabilmente, allora, tenete conto che me l'hanno mangiate più o meno un paio di file, cioè le prime due file là che vedete là in fondo, quelle là, sono tutte mangiate. E adesso oggi l'idea è di fare un video, perché poi volevo fare un video dedicato alla recinzione, com'è che mi sono attrezzato io, le reti, fare un video dedicato. Poi oggi invece, insieme a questo, che sarà l'altro pezzo di questo video, andiamo insieme a, in poche parole, a ripristinare quelle che hanno mangiato. Poi tenete conto, qualche duna per la troppa acqua, adesso non so se da qua la vedete, magari non la vedete, comunque qui più o meno, ragazzi, in questa fila qua è marcita, perché cioè, a furia di piovere logicamente la patata ha bisogno dell'acqua, ma è marcita perché là c'è un punto che è asfittico, quindi cosa vuol dire là, quindi non drena l'acqua, essendo che è pura argilla là non drena. Saranno più o meno un 20 metri per 2 che non drena, quindi devo rimpiazzarle, però beh, non è quello il problema. Tenete conto che quando fate grande quantità così di patate non ha senso starle a tribulare. Se rimpiazzano, amen. Poi vabbè, come vi ho detto, qualche duna l'ho schiacciata adesso io facendo la rincalzatura, perché è normale che la schiacciate. Poi qualche duna magari la solcatore, mi sono accorto che va bene questo qua della DSV, che ho sempre usato da quest'anno, ragazzi, tenete conto che è il quarto anno che le faccio le patate. Però purtroppo va bene questo rincalzatore se avete la terra, se avete una terra, diciamo, normale, tra virgolette, una terra tipo come questa. Ma se avete una terra come quella là dietro, di quelle 4 file là dietro, quindi una terra medio impasto, ma c'è dentro un buon 60-70% di argilla, fa fatica ad andare sotto, e poi essendo molto leggero, magari tante volte lavora una solcatore sì e uno no. Va bene, però finché che avete poche patate va bene questo rincalzatore qua, fino magari a 4-4, 5 quintali. Quando cominciate a farne 7, ma dovete tenere conto che sono 7, ma 7 quintali, che tra cui 4 sono state tagliate a metà, perché sennò non bastavano per fare tutta la superficie. E quindi di conseguenza, purtroppo, tenete conto che saranno adesso qua, adesso non so quante pertiche sono che le ho piantate, non ve lo saprei dire, comunque sono un bel po'. E quindi questo rincalzatore qua va bene, ma fino a un certo punto. Sono contento, ragazzi, perché nonostante tutta la pioggia che ha fatto e quella che deve ancora fare questa settimana, sono contento perché comunque non ne stanno soffrendo troppo. La dorifera è già arrivata, lo sapevo che sarebbe arrivata, ma non faccio trattamenti, ragazzi, perché nel biologico anche lo scopo è di fare trattamenti quando realmente la pianta ne ha bisogno. Adesso le piante non ne hanno bisogno perché non ne ho viste di mangiate, e quindi di conseguenza non sto lì a farglielo, anche perché poi si tenete conto che mercoledì mettono 60 mm d'acqua. Ecco perché sono venuto a fare anche la rincalzatura, in modo tale che la terra ce l'abbiano e
tenete conto che se hanno la terra hai una percentuale in meno di marciume della patata. Comunque, sotto. Le patate si stanno già formando, nonostante sono più o meno come adesso saranno adesso grosse più o meno appena più di una noce, no, di una noce no, di una spagnoletta, ecco. So se voi le conoscete, appena più piccoline di una spagnoletta sono. Comunque ci sono. Purtroppo ragazzi, quest'anno è un tempo strano, anche le zucche. Non vi ho fatto neanche il video perché ho tribulato continuamente con le lumache, con tutto. Comunque adesso uscirà il video. Se non è oggi, è domani uscirà. Perché ragazzi, devo anche andare a fare il fieno. Perché quest'anno, cioè l'unico anno, il primo anno che comincio a fare il fieno. Allora, diciamo che esperienza sul fieno io non ne ho tantissima. Tra chi è che ho aiutato a fare il fieno, so come si fa e so come, tra virgolette, si usano le macchine, tranne l'imbaratrice quadrata che non l'ho mai usata, però vabbè, imparo perché vi ho spoilerato una cosa. Comunque vabbè, noi andremo a fare le ballette, però poi vi spiegherò tutto di dietro, il motivo, il perché. So già che direte delle critiche, no, ma le ballette sono scomode, non va bene, ognuno la pensi come vuole, d'altronde ognuno fa quello che vuole nelle proprie cose. Purtroppo ragazzi, se vedete il fieno è bellissimo, adesso vi porto un attimo, è bellissimo quest'anno il fieno, cioè, tenete conto che fino a un paio di giorni fa era anche in piedi, poi purtroppo quello che ha fatto è andato giù, però non ho tagliato perché sentendomi anche con altre persone, perché la cosa bella che dico sempre, bisogna comunque aiutarsi tra di noi e aggiornarsi tra di noi su quello che si potrebbe fare. E sentendo anche gli altri, non ho quasi nessuno ha tagliato perché la terra sotto è ancora bagnata. E poi dovete tenere conto che alla fine, già lunedì, da martedì mattina, potrebbero mettere possibilità d'acqua. Non farebbe in tempo. Alla fine, abbiamo avuto 4 giorni, 5 giorni di tempo. Tenete conto che 3 ci è voluto per asciugare, per quello che l'acqua che ha fatto. Perché se vedete, è bellissimo, è bellissimo. Adesso perché è andato giù, però c'è dentro praticamente 1 metro di roba. Cioè, il fieno dentro è bellissimo, se vedete è anche bello spesso, è a canna piccola questo fieno qua, però non è male come fieno, però se vedete sotto la terra è bagnata, c'è sotto ancora la terra che sta purtroppo come succede sempre, ma questa è una cosa normale che succede, purtroppo quando il fieno poi va giù cosa succede? Che vengono su, io le chiamo le campanine, queste benedettissime erba che si attorcigli tutti in giro il fieno e poi vi fa un po' tribulare a tagliarlo perché di solito non si fa mai su, ma magari si fa su dentro nella rotativa, ma difficile che possa succedere. Sta purtroppo un po' invecchiando adesso, a meno il trucco è di vedere, a me hanno insegnato così, di sgagnarlo e sentite subito se è un po' duro, sta un po' invecchiando, però non è male. Adesso dovete tener conto che se è andato giù più che altro questa parte qua, questa fino là e un pezzo di qua, perché poi per il resto di là è rimasto a posto. E le altre 3 campagne che abbiamo a fieno, perché ne abbiamo altre 3, è tutto in piedi. E invece il campagnone, quello grossissimo, che però entrerò più tardi perché è entrato il pastore. Perché essendo del pastore il campo, quindi purtroppo lui mette, c'è questa cosa qui che posso entrare io a maggio, io non ho problemi, quindi lo taglierò più tardi, quindi quello lì non ha un problema perché sta, adesso è alto, adesso più o meno 50 centimetri, quindi quello l'unico che ho un po' di problemi è questo, però comunque appena che è possibile entro e lo taglio, purtroppo si spera che settimana prossima sia l'ultima settimana d'acqua, in modo tale che poi possa entrare a tagliarlo perché è bellissimo, ce n'è dentro tanto, però il problema è che ha bisogno di essere tagliato questo fieno qua. Però ragazzi, allora tagliarlo e poi farlo prendere l'acqua, quindi vuol dire farlo diventare nero e tutto, vorrebbe dire come buttarne via il 70%, vorrebbe dire buttarne via e poi avere anche problemi poi nel venderlo e tutto, quindi alla fine della fiera conviene di più lasciarlo lì, che tanto così dovete tenere conto ragazzi che com'è adesso, anche perché ne ho giù poco di fieno, alla fine è poco giù, ne perderò penso un 10% di fieno,
se lo lascio lì ne perdo il 75-80, ragazzi, direi che la differenza è notevole, quindi lasciamolo lì. Appena che si potrà, entreremo, poi vi farò tutta la serie dedicata, perché ormai diciamo che il fieno andrà a far parte delle mie culture di produzione, e anche perché è anche comodo per me, perché io avendo le caprette tutto, mi autoproduco anche un prodotto, quindi alla fin fine gli animali, alla fin fine il concime, che da adesso che costa, viene a essere un circolo quasi chiuso, a parte l'acqua, viene a essere un circolo quasi chiuso, quindi diciamo che è conveniente ancora di più. E poi vabbè, chi è che ce l'avrà bisogno è qua. Spero ragazzi di farlo il prima possibile, ma il problema è che continuando a piovere è impossibile tagliarlo, conviene di più lasciarlo lì. Può diventare un po' più vecchio, però fa niente, se vedete, diciamo, se guardate dentro il video, se vedete, magari voi lo vedete poco, però per dire lì, là, quando incomincia a fare le macchie di, tra virgolette, giallo, incomincia un po' a invecchiare, però va bene lo stesso, ragazzi. Adesso non stiamo lì a guardare tutto. Niente, farmer. Vado a mangiare. E poi direi che ci becchiamo dopo che torno. Che trapiantiamo quelle. Trapiantiamo, ciao. Seminiamo quelle che diciamo mancano. Per dire, se vedete, ne mancano un paio. Vabbè, andiamo a fare 4 lavoretti. Ragazzi, ci becchiamo dopo. Buon appetito, anzi. Eccoci qua, farmer. Allora. È stata lunga oggi la giornata, e non ho ancora finito. Allora, comunque, ho riempito tutte quelle che mancavano. E io cosa faccio? Passo in mezzo col trattore. Vabbè, adesso là l'ho piantato là perché adesso Roberto, almeno, ho fresato in giro e poi, dato che lì c'era un po' troppa erba, ho detto diamo una passata anche lì col mitico motocoltivatore che è veramente un mostro. Macchina eccezionale, niente da dire. E io ho la classica, quella che io ho usato per le piantine. Mentre la patata tiro, faccio il buco e viene un lavoro perfetto. Qua le ho già rimpiazzate perché se vedete qua mancavano. Comunque sono un grande bello spettacolo. Là c'è il Roby. Niente, da noi è tutto. Direi che ci becchiamo nel video della recinzione. Ciao belli!